Salve a tutti e benvenuti sull'Aviland. Come si evince già dall'inquadratura, oggi andremo a fare il tutorial della copertina romantica, quindi ultimo step. Abbiamo visto tutta la serie dei tutorial dedicati alla copertina, segmento per segmento, e siamo arrivati al tutorial della copertina in sé. Quindi qua praticamente abbiamo terminato con l'unione di tutte le mattonelle e fatto poi il bordino. Quello che vedrete nel tutorial è questo. E quindi la copertina, vedete, è terminata. Adesso nell'inquadratura non entra come al solito. Però metterò delle foto in modo da farvela vedere. Vedete, questo è l'angolo e questo è il bordino, non molto grande, anche perché come centimetri c'ero, quindi ho preferito fare un bordino piccolo. Voi, in base alla misura che volete ottenere, vi regolate un po'. Poi dipende dal filato che usate, la tensione, ormai lo sappiamo, e quindi vi regolate un po' con le misure. La misura standard è 70 di larghezza, 90 di lunghezza. Poi naturalmente dipende dalla carrozzina che avete, se la volete un po' più comoda, insomma dipende da tanti fattori, ma voi con le misure potete giocare tranquillamente e personalizzarla. Quindi partiamo dal filato. Il filato vi faccio vedere giusto il gomitolo. Se volete informazioni sul filato, chiedetemelo nei commenti. È un gomitolo di 50 grammi, come metraggio è di 170 metri ed è 85% lana e 100 e 15 acrilico, scusate. Naturalmente la copertina potete realizzarla in qualsiasi filato. Io vi consiglio, se è una copertina invernale, in una lana Merinos ad esempio, che è indicatissima per i neonati, essendo anche ipoallergenica, calda, eccetera. Ma anche un misto lana, insomma, poi vedete un pochino voi. Oppure se dovete realizzare una copertina estiva, potete tranquillamente realizzarla con un filato in cotone, microfibra, eccetera. Potete tranquillamente realizzarla a parte del colore che più vi serve e vi piace, ma anche in due colori, facendo soprattutto il fiore 3D, quindi la parte centrale in un colore e poi la base in un altro colore. Detto ciò, mi sembra che non devo dirvi più niente. Quello che vi servirà sarà, vi devo dire il peso. Io ho usato 360 grammi di filato. Se però come lunghezza fate riferimento a 170 metri, quindi per regolarvi guardate soprattutto il metraggio quando voi andate a comprare il filato. Quindi l'uncinetto è numero 2,5 che ho usato io. Poi vi serviranno delle forbici, un ago per nascondere le codine e un metro da sarta per andare a nascondere tutte le codine. E l'occorrente è questo. Per quanto riguarda tutte, ad iniziare dalla mattonella in sé, poi la mezza mattonella e come si uniscono, ci sono i video precedenti a questo, quindi andate sul canale, cercateli, sono anche nella playlist
dedicata naturalmente, e trovate tutti i video e partite dalla mattonella, andate man mano fino ad arrivare alla realizzazione della copertina completa. Detto ciò, io ho terminato. Se la copertina vi piace, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale, commentate, chiedetemi qualsiasi informazione che volete o dubbi che avete, io vi rispondo sempre, molto volentieri. E niente, vi lascio al tutorial e ci vediamo al prossimo. Ciao! Allora, partiamo con il bordino della copertina romantica. Prendiamo un po' lo schema che vi faccio un po' capire. Dunque, il multiplo del bordino è di 11. Quindi, nel primo giro faremo tutti i punti bassi da questo lato. Sul lato corto faremo dei punti alti, alti doppi e anche uno triplo, in modo da livellare l'incavo che c'è. E poi faremo come secondo giro un altro giro di punti bassi. Quindi dobbiamo calcolare il multiplo. Magari se possibile nel primo giro e poi magari possiamo anche aggiustare nel secondo, visto che da questo lato non andremo a fare punti bassi nel primo giro. 11 punti come multiplo più 7 finali, quindi praticamente adesso vediamo un po' di capirci. Praticamente facciamo così. Ecco, dobbiamo avere 11 punti come multiplo fino a, diciamo, questo punto. Quindi 11, 11, 11, insomma, ripetutamente per tutto il laterale, partendo da quest'angolo. Abbiamo 3 punti centrali per fare l'angolo e poi partiamo con 11, 11, 11. Quando arriviamo alla fine di quest'angolo, che troviamo l'altro angolo, e qua abbiamo 3 punti, dobbiamo averne 7 di punti per terminare il motivo che si ripete. Quindi qua dobbiamo avere 7 punti bassi. Voi durante il lato che andate a lavorare contate i punti e magari ne mettete qualcuno in più, qualcuno in meno, in modo da trovarvi con questo numero di punti. Qua partite di nuovo con 11 punti, 11 punti e via di seguito. Arrivate alla fine dell'altro angolo e qua nell'angolo, cioè nel punto centrale, che poi sarebbe il punto a V, vedete questo? E qua dentro andrete a fare nel punto a V proprio 3 punti bassi. Qua ne dovrete avere 7. Dopo dei 3 punti bassi partite con 11. Arrivate, quindi qua siete con 11 punti e poi 3 partite, o meglio, no, adesso mi sbagliavo pure io. Partiamo con 11 punti dopo aver fatto l'angolo, con 11, 11, 11 e terminiamo con 7. Quindi dopo l'angolo si parte con 11 e si termina con 7. Si riparte con 11 e si termina con 7 punti e 3 punti nell'angolo. Lo vedremo comunque durante la lavorazione e vi verrà tutto più semplice. Dunque, prendo il filo,
Facciamo un cappietto, sfilo dall'uncinetto e parto, vedete, proprio nel primo arco dei due. Vedete che qua ho l'unione delle mattonelle, quindi ho il punto a V, e qua poi ho il primo arco di 5 catenelle, e proprio all'interno di questo arco vado a fare il primo punto. Naturalmente lavorate pure la codina all'interno, quindi facciamo punto basso 1, 2 e 3 nell'arco, poi un punto basso sul punto basso tra i due archi e poi di nuovo 3. Naturalmente, quando fate questo lavoro, poi ne faccio uno, vedete, sul punto basso che mi ritrovo, e poi uno nell'arco di 3 catenelle prima del punto a V. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, però io qua sto partendo alla fine, quindi ne devo avere 7. No, ne devo avere 7, un attimo. Allora, facciamo 1, 2, 3, 4. Qua ne faccio due, un attimo, che mi devo regolare anch'io. Lo sto facendo insieme a voi, quindi 1, 2, 3. Qua ne faccio 4 e siamo a 7, e quindi inizio da quest'angolo qui, dal secondo arco, non dal primo, ma dal secondo, perché ne devo avere 7. Dunque, prendo il cappietto, faccio una catenella e faccio 4 maglie basse. 4, poi una nel punto basso, vedete, sottostante, e poi ne faccio, no, ma di nuovo nel secondo. Oddio, ma oggi proprio la testa non ce l'ho. Allora, partiamo col bordino della copertina romantica. Dunque, il multiplo del numero di punti del bordino è di 11, più 7 finali. Per ogni laterale, dobbiamo averne 7 finali. Si vede? No. Ecco. Quindi, noi partiamo proprio da questo punto, quindi prima dei 7. Qua e facciamo 7 punti bassi, poi facciamo 3 punti bassi nell'angolo, e poi andremo a fare nel primo giro, qua andremo a fare proprio dei punti alti, punti alti doppi, un punto alto triplo, in modo da portare a livello l'incavo che abbiamo per i due lati corti. Poi nel secondo giro andiamo a fare i punti bassi, mentre nei laterali lunghi facciamo già dall'inizio solamente punti bassi. E quindi partiamo con 11 dall'inizio del laterale e terminiamo con 7. Adesso io vi faccio vedere. Ecco, parto da questo punto qua. Ne facciamo, questo è l'angolo, vedete, che poi sarebbe l'angolo della copertina. Quindi il primo punto a V della mattonella.
angolare, scusate, e quindi faccio 1, 2, 4, sono 6, 7, quindi parto da qui. Facciamo 1 cappietto. Lo sfilo, parto, vedete, dal punto basso prima del secondo arco. Una catenella, faccio un punto basso nel punto basso e poi faccio uno, o meglio, contiamo anche questo, sono 2, 3, 4, 5, 6 sul punto basso, 7 nell'arco di 3 catenelle. Adesso vado a fare nell'arco delle 3 catenelle tra il punto V, 3 punti bassi, che sono quelli dell'angolo. Ecco, sono questi punti qui. Adesso qua faccio punti bassi su questo laterale e arrivo all'altro punto a V. E vediamo, qua ne facciamo uno nell'arco di 3 catenelle, ma questo io ve lo faccio vedere, ma e voi regolatevi man mano che li fate, in modo che vi venga un bordino omogeneo. Nell'arco di 5 catenelle potete farne 4, potete farne 3, vediamo, perché comunque dipende, insomma, dalla mano. Vedete, mettete il lavoro in piano e vedete se non vi stira o non vi fa le onde, insomma. 4, 1, ne faccio, no, qua lo faccio così, ne faccio uno sul punto alto, perché qua non è più l'angolo, l'angolo è solamente sui quattro angoli, quindi qua lo devo portare in pari. Quindi faccio 1 nell'arco di 3 catenelle, 1 lo faccio sul punto alto, 1 lo faccio sull'arco di 3 catenelle. E qua adesso vedete che c'ho la curva, vado a fare un mezzo punto alto, no, magari faccio così, faccio 2 catenelle. Dopo aver fatto il punto basso nell'arco di 3 catenelle, vedete, dopo il punto a V, vado a fare 2 catenelle e un mezzo punto alto, mezzo punto alto nell'arco di 5 catenelle, 2 catenelle e vado a fare un punto alto nell'arco di 5 catenelle che segue. Adesso faccio 2 catenelle e vado a fare un punto alto doppio, vedete, sulle 3 catenelle del punto a V. Punto alto doppio, 2 catenelle e adesso faccio un punto alto triplo tra i due punti a V, vedete, proprio qua dentro. 1, 2, 3, 4. 2 catenelle e poi punto alto doppio nell'arco di 3 catenelle, 2 catenelle, punto alto nel primo arco di 5 catenelle, 2 catenelle, mezzo punto alto, 2 catenelle, punto basso nell'arco di 3 catenelle.
Adesso faccio un punto basso sul punto alto, un punto basso nell'arco di 3 catenelle, punto basso sul punto alto, punto basso nell'arco di 3 catenelle e poi vado a fare 2 catenelle, mezzo punto alto nel primo arco. 2 catenelle, punto alto, vi faccio vedere solo questo e poi dovete fare sempre la stessa sequenza. 2 catenelle, punto alto doppio nell'arco di 3 catenelle, 2 catenelle, punto triplo tra i due punti a V, vedete? 1, 2 catenelle. Punto alto doppio nell'arco di 3 catenelle, 2 catenelle, punto alto, 2 catenelle, mezzo punto alto nell'ultimo arco di 5 catenelle, vedete? 2 catenelle, punto basso nell'arco di 3 catenelle. Vi faccio vedere, vedete? Già non c'è il dislivello. Così fatelo fino alla fine, vedete? Fino al primo punto a V dell'ultima mattonella, poi qua faremo punti bassi e questo è l'angolo. Vedete? Questo sarà l'angolo. E poi da qui tutti i punti bassi dovete fare tutti i punti bassi sul laterale lungo rispettando il multiplo di 11 e terminando con 7 e naturalmente ripeto rendendo il bordo omogeneo senza far sì che si imbarchi, tiri, slabri, eccetera. Dunque, ho terminato il primo giro, ecco qua, questo è il lato lungo e questo è il lato corto. Vedete qua abbiamo i punti alti, non ci sono punti bassi e facciamo adesso un altro giro di punti bassi in modo da farli anche qua sopra. Allora, ho chiuso con un mezzo punto basso, faccio una catenella e faccio un punto basso nel primo punto basso sottostante dove ho chiuso il giro. Quindi vado a fare un punto basso in ogni punto basso sottostante. Qua siamo all'angolo e facciamo comunque un punto basso su ogni punto basso. Non andiamo a fare nell'angolo più punti. Così. Adesso ho voltato l'angolo. Vedete, qua siamo sull'angolo della copertina. Faccio giusto vedere i punti bassi che andiamo a fare sui punti alti che abbiamo, ma sempre fermo restando che dovete contare i punti. Qua ad esempio noi abbiamo 1, 2 e 3 punti sono quelli dell'angolo, quindi 3 punti bassi dell'angolo e non li contiamo. Partiamo da qua e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Adesso continuo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e qua vedete mi trovo le 2 catenelle. 7, 8,
9, ne faccio uno sul punto basso, o mezzo punto alto, 9, 10, 11, 12. Se bastano, o meglio, 11 e qua ricontiamo di nuovo, 1, 2, 3, insomma, ripetiamo il multiplo di 11. Se basta fare 2 punti bassi e 1 sul punto alto, va bene, li fate così. E durante la lunghezza, vedete un po', come vi trovate poi alla fine, se vi rimangono i 7, se ne dovete aumentare qualcuno o diminuire qualcuno. E se vi accorgete che il lavoro arriccia, ne fate qualcuno in meno, ma penso di no. Piuttosto potrebbe un po', tirare e quindi ne fate qualcuno in più. E niente, regolatevi insomma di farlo venire lineare e di trovarvi con i punti giusti che vi servono per poi fare insomma il multiplo che ci serve. Ricordatevi sempre che all'angolo avete 3 punti bassi che li dovete contare per l'angolo, quindi dovete terminare con 7, poi 3 e poi partite con 11. E niente, su questo giro potete regolare perfettamente i punti se ne avete qualcuno in più o in meno, anche perché qua non li abbiamo proprio, quindi contateli e regolateli un po', e così fate sul lato lungo. Eventualmente ce n'è qualcuno in più o in meno, li regolate in modo da trovarci poi perfettamente con il secondo giro, che è il giro che poi andiamo ad impostare, il merlettino, insomma. Allora, facciamo il terzo giro. Abbiamo fatto i 2 giri a punti bassi e adesso facciamo il terzo. Qua io vado un punto indietro, vedete, ficco qua, prendo l'asola, tiro il filo ed esco da questa parte, così, e faccio 1, 2, 3 catenelle che mi sostituiscono il punto alto, poi una, due, tre, quattro catenelle, salto 3 punti di base, quindi salto il punto dove abbiamo chiuso con la mezza maglia bassa, 2, 3, nel quarto un punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, 2, 3 e nel quarto vado a fare 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3, così. Nel punto che segue faccio un punto alto, nel punto che segue 3 punti alti. Quindi questo è l'angolo. I 4 angoli li dovete fare così, siamo sulle 3 maglie dell'angolo, sui 3 punti bassi, e quindi abbiamo fatto nel primo punto 3 punti alti, in quello centrale un punto alto, nel terzo abbiamo fatto 3 punti alti di nuovo. Adesso dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 3 punti nel quarto, un punto basso, 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, 2, 3 punti, nel quarto un punto alto, e qua vado a fare 4 punti alti consecutivi, quindi su ogni punto basso sottostante 4 punti alti, 1, 2, 3, 4 catenelle, salto 1, 2, 3 di base, nel quarto punto basso 4 catenelle, prendo il filo, salto 3 e nel quarto punto alto, quindi 4 punti alti consecutivi. La sequenza del giro sarà questa, tranne che
nei tre punti dell'angolo. Quindi 1, 2, 3, 4, salto 3, punto basso. 1, 2, 3, 4, salto 3, punto alto. 4 punti alti in totale. Così. Vedete? Questo è l'angolo. E qua dobbiamo fare sempre 4 catenelle, saltiamo 3, punto basso nel quarto, 4 catenelle, saltiamo 3, 4 punti alti nei 4 punti sottostanti. E poi di nuovo ripetete la stessa sequenza per tutta la lunghezza del laterale. Arrivati alle 3 maglie e ai 3 punti dell'angolo che avete fatto, vedete, nel punto a V, dovete fare 3 punti alti nel primo, un punto alto in quello centrale, 3 punti alti nel terzo. I 4 angoli saranno tutti così e i laterali saranno tutti con questa sequenza. Dunque proseguiamo con il quarto giro, che prosegue così. Adesso vado a fare, vedete, ho chiuso dopo 3 punti alti sulla terza catenella delle 7 con un mezzo punto basso. Quindi vado a fare adesso 9 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vado nel primo punto alto dell'angolo, vedete, e vado a fare un punto basso. 2 e 3, quindi faccio 3 punti bassi, uno su ogni punto alto sottostante del gruppo dei 3, vedete. Vado in quello centrale e vado a fare un punto alto e 8 catenelle, un punto basso, scusate. 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso nello stesso punto di base un altro punto basso. Proseguo con 3 punti bassi, uno su ogni punto alto. Vado a fare di nuovo 9 catenelle che formeranno un arco. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vado sul primo punto alto e faccio un punto basso, quindi salto, vedete, i due archi sottostanti e vado a fare 9 catenelle creando un arco unico. Faccio un punto basso su ogni punto alto sottostante, quindi 4 punti bassi. E di nuovo vado a fare 9 catenelle. 6, 7, 8 e 9. Salto i due archi sottostanti e vado a fare 4 punti bassi, uno su ogni punto alto sottostante. Quindi su ogni gruppo di 4 punti alti andiamo a fare 4 punti bassi, sui due archi andiamo a fare le 9 catenelle. La sequenza è questa per tutto il giro e l'angolo lo fate come abbiamo fatto il primo, vedete, 3 punti bassi, un punto basso nel punto alto centrale, 8 catenelle, un punto basso nello stesso punto alto centrale e 3 punti bassi su i 3 punti alti sottostanti. Dunque, terminato il quarto giro, adesso andiamo a fare un giro di punti alti. E facciamo, vedete, ho terminato con i 4 punti bassi.
vado nell'arco di 9 catenelle con un mezzo punto basso, chiudo e faccio 3 catenelle. E poi vado a fare 5 punti alti, quindi le 3 catenelle mi sostituiscono il primo punto alto perché ne devo avere 6 in totale. 2, 4, 5 e 1, 6. Vado a fare poi 3 catenelle e altri 6 punti alti. Quindi nell'arco di 9 catenelle andiamo a fare 2 gruppi di 6 punti alti, 12 in totale, separati da 3 catenelle. 2, 4, 5 e 6. Così vedete, 6 punti alti, 3 catenelle, 6 punti alti. Adesso vado nell'arco dell'angolo di 8 catenelle. Di 8 catenelle vado a fare la stessa cosa, 6 punti alti, 2, 6. Sposto il gomitolo. 3 catenelle e di nuovo 6 punti alti, 1 nello stesso arco, 2, 4, 5 e 6. Questo è l'angolo. Adesso passo nell'arco di 9 catenelle. E faccio la stessa cosa che ho fatto prima, 6 punti alti, 3 catenelle, 6 punti alti nello stesso arco. Dobbiamo fare la stessa cosa per tutti gli archi, quindi la sequenza è sempre questa, 6 punti alti, 3 catenelle, 6 punti alti. 5 e 6. Vedete? Questo è l'angolo di 8 catenelle e quindi fa questo effetto. Adesso in tutti gli archi dobbiamo lavorare la sequenza che abbiamo detto prima. Tra un arco e l'altro non ci sono catenelle, nel senso termino con 6 punti alti, inizio con 6 punti alti nell'arco che segue. Ma sono fuori inquadratura, mi sa. Ecco. La sequenza è quella che dicevamo, 6 punti alti, 3 catenelle, 6 punti alti. Nell'arco che segue, per iniziare, dai 6 punti alti finali iniziamo con 6 punti alti nell'arco che segue, quindi non facciamo catenelle, vedete? Le facciamo solo al centro per dividere i due gruppi di punti alti. Così dobbiamo fare tutto il giro. Allora, abbiamo finito il quinto giro. Dico bene? 2, 3, 4, 5, sì, quinto giro. Facciamo il sesto e ultimo giro. Vedete l'effetto? Carino. Quindi andiamo a fare, ho chiuso il giro con mezzo punto basso sull'ultima delle 3 catenelle. Facciamo 4 catenelle, 4 punti bassi. Allora faccio una catenella e nel punto di chiusura faccio un punto basso. 2 punti bassi sul punto che segue, 3 e 4, un punto basso su ogni punto alto. Adesso facciamo un attimo che guardo, un punto alto nell'arco di 3 catenelle. Sono nell'inquadratura, oggi mi muovo un po' troppo. Allora,
un punto alto, dicevo, nell'arco di 3 catenelle, 3 catenelle e vado a chiudere facendo un picot. Così. Prendo il filo di nuovo nell'arco di 3 catenelle, punto alto, 3 catenelle e faccio un picot. Punto alto, 3 catenelle e faccio un picot. Sono 3. Dobbiamo fare 5 punti alti e 4 picot. Quindi 1, 2, 3, un picot e faccio l'ultimo punto alto. Vedete? Quindi 5 punti alti, tutti nell'arco di 3 catenelle, separati da un picot. L'ultimo è un punto alto, quindi senza picot. E poi, vediamo un po', devo fare 1, 2, 3, 4. Quindi salto 1, 2 punti di base, nel terzo vado a fare un punto basso. 2 punti bassi, 3 punti bassi, 4 punti bassi. Uno su ogni punto. Uno su ogni punto alto. Adesso di nuovo 4 punti bassi. 1, 2, 3 e 4. Praticamente facendo e contandoli in fila sono 8 punti bassi. Salto 2 e faccio un punto alto nell'arco di 3 catenelle. Sono sull'angolo, vedete? Stessa cosa, faccio 3 catenelle e vado a formare il picot. Di nuovo punto alto, 1, 2, 3 catenelle. E faccio il picot, pippiolino detto in italiano, punto alto, 1, 2, 3 catenelle e formo il picot, punto alto, 1, 2, 3 catenelle, faccio il picot, di nuovo un punto alto. Salto 2 punti di base, 1, 2 e vado a fare 8 punti bassi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uno su ogni punto alto sottostante. Salto 2 e vado a fare di nuovo i punti alti divisi dal picot. Vedete? Praticamente la sequenza è 5 punti alti nell'arco delle 3 catenelle, separati da un picot. L'ultimo punto alto chiude. Salto 2 di base e vado a fare 8 punti bassi. Salto 2 e vado a fare di nuovo la sequenza dei punti alti separati dal picot. Per tutto il giro dovete fare questa sequenza e dovete chiudere con 4 punti bassi perché 4 li abbiamo già fatti all'inizio del giro. E questo è l'ultimo giro. Quindi terminiamo il giro e abbiamo terminato anche la copertina. Dunque, ho terminato il giro, vedete? Vi faccio vedere come chiuderlo con il solito mezzo punto basso. Vedete, ho fatto 4 punti bassi. Nella catenella del primo punto basso vado a fare mezzo punto basso, una catenella per assicurare il lavoro e vado a tagliare il filo e poi naturalmente sul retro andremo ad assicurare la codina.
la copertina è terminata. Vedete? Questo è l'angolo. Adesso naturalmente deve tendersi un po', magari vediamo così velocemente vi metto due spillini in modo da darvi un'idea. Lavandola e mettendola in forma, insomma, bloccandola, verrà bella tesa, vedete? Il fiore in rilievo si appiattirà e i contorni delle mattonelle si apriranno e vedete che bell'effetto che fa. No, carina, veramente bella, a me piace tanto. È veramente romantica come copertina. Niente, il tutorial è terminato. Naturalmente io cercherò di mettervi delle foto in modo da vederla più o meno intera. E niente, spero vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!